la creme della creme, ma... Ah, alla fine Naide Gomes ha tirato fuori un 6,77 che ha migliorato il 6,68 precedente, la classifica è rimasta quella. Intanto guardate pure il quadro dei partecipanti ai 400. Il primo posto per Gomes, la delusa dei giochi, la portoghese. Seconda Tatiana Lebedieva, 6,64, meno 1,2 nell'occasione di questo salto per la russa. Qui la Sean Merritt intanto. Grace Upshaw, americana, 6,63, poi Maureen Maggi, la campionessa olimpica, solo a 6,59, Tatiana Kotova, la russa, 6,55, Aksana Udmurtova, la russa che l'altro giorno a Padova si è scoperta eccellente nel salto triplo con 14,85, triplo che ci sarà a Rieti, avremo tutta una serie di gare, un paio anche in Italia, davvero interessanti. Allora, venerdì ci sarà la finale della Golden League con... il Memorial Ivo Van Damme, intitolato all'ex medaglia d'argento dei giochi olimpici negli 800 nel 76. Il belga Ivo Van Damme è morto proprio qualche giorno dopo in un incidente stradale rispetto a quel 76, sconfitto allora da Alberto Juantorena. Ecco qui intanto il campione olimpico, la Sean Merritt, vice campione del mondo e campione olimpico anche della 4x400. E dicevo, Bruxelles, poi domenica Rieti, poi ancora su Rai Sport Più Zagabria martedì, Rovereto mercoledì, prima di arrivare alla finale dell'Atletica Mondiale a Stoccarda sabato e domenica successiva. Poi nel dettaglio vi darò anche gli orari. Certamente Licciardello ora ha un compito impegnativo, ha fatto il personale a Pechino, quel 45-25 a 6 centesimi dal primato italiano di Andrea Barberi che ha fatto a Rieti 2 anni fa, certamente in settima corsia, non può pensare eccolo qui, il siciliano di Giarre, atleta delle Fiamme Gialle, quest'anno una buona stagione, aveva iniziato proprio in Svizzera a Ginevra il 31 maggio a mettersi in evidenza, poi in Coppa dei Campioni un a Varsavia aveva trovato proprio il minimo A per essere ai giochi olimpici, era fatto quel 45 e 45, dunque si era sceso sotto, lui al primato promessa italiana, e questo Angelo Taylor, due volte classe campione 86 olimpico. Allora diciamo di Licciardello, che è nato nel gennaio dell'86 e avrà un ulteriore, no, finisce qui quest'anno la categoria Under 23. Allora Jamal Torrance, americano, Ato Stevens, Trinidad e Tobago, poi la Sean Merritt, il campione olimpico favoritissimo oggi, non ha dimostrato una condizione straordinaria a Zurigo, dove era stato battuto da un invece in condizione eccellente Jeremy Warner, ma strabattuto ai giochi, tanto da rischiare di perdere anche il secondo posto. Gary Kikaia, Repubblica Democratica del Congo, in corsia 4. David Neville, americano, in quinta corsia, al terzo dei giochi. Angelo Taylor, campione olimpico, eccolo, dei 400 ostacoli. Poi Claudio Licciardello e Sanjay Airy, Giamaica, a completare. Partenza regolare, vediamo alla corsia 3 Merritt, che non è partito fortissimo, parte forte Kikaia, in mezzo a questi mostri sembra partire lento Licciardello, che aveva un po' sbagliato in semifinale partendo troppo lento, poteva giocarsela, come invece era ben riuscita Kevin Borley, il belga capace di scendere al primato nazionale del Belgio appunto a 44-88 sotto i 45. Adesso Licciardello prova a tornare sotto, ma al di là di Licciardello, corsia 3 per la Sean Merritt, corsia 4 per Gary Kikaia, che ancora prova a tenere. Neville è piuttosto indietro, prova a difendersi Licciardello all'esterno con Sanjay Airy, va a vincere il campione olimpico davanti a Angelo Taylor. Va a vincere il campione olimpico, vediamo se saprà fare una buona gara. Dovrebbe essere sesto Claudio Licciardello, un tempo superiore ai 45-3 e alla fine ha ceduto un po'. Ecco, stavolta non è partito fortissimo, ha provato a tornare sotto più vicino nel tratto, nei due terzi di gara. In questo 400 la vittoria di, con un tempo ancora eccellente, 43-98 per Merritt, che quindi ha tirato il fiato rispetto a Zurigo, il rientro. Loro sono arrivati direttamente in Europa, meglio così, perché altrimenti 43-98 confermato per l'americano, ancora un meno 44, ancora c'è riuscito con il magico 43-75 che gli diede l'oro a Pechino, poi 43-82 il miglior risultato, quello di Jeremy Warner a Zurigo, uno dei pochi che abbiano saputo migliorarsi quantomeno stagionalmente. La Sean Merritt 43-98, poi secondo Angelo Taylor che va al suo primato stagionale a 44-38, l'americano, poi Gary Kikaia, il congolese, Repubblica Democratica del Congo, 45-01, poi David Neville,
La Cano 45-54 è andato piuttosto piano oggi, il terzo dei giochi olimpici, e non lontano da lui, sesto o settimo, è arrivato Claudio Licciardello. Si è transitato i 33-20, tempo manuale ai 300 metri, una partenza cauta la sua, ancora non abbiamo il tempo. E intanto qui abbiamo il terzo tempo di sempre di questo meeting, il primato è di Michael Johnson, 43-66, lo stesso Johnson che aveva vinto anche nel 99. Ricordiamo... Settimo Licciardello con 45-80, ha battuto nettamente Jamal Torrance, americano non di primissima schiera, che è finito molto lontano. Allora fermiamoci per un altro minuto per la pubblicità, lasciamo pure andare queste ultime immagini di una splendida falcata davvero di LaShawn Merritt in questo tratto. Ancora, come si diceva, ha trovato una discreta condizione. Ci sarà, credo, di nuovo un duello con Jeremy Wariner a Bruxelles proprio venerdì prossimo, ricordo, diretta su Rai Sport Più a partire dalle 8 e fino alle 10. E l'abbraccio anche di Claudio Licciardello con il campione olimpico. Tra l'altro, sia Licciardello che Merritt avevano debuttato in campo internazionale. Merritt è a sua volta classe 86, proprio a Grosseto 2004, in quell'edizione dei campionati mondiali juniores, che avevano dato due medaglie d'oro a Andrew Howe, l'azzurro di Rieti, salto in lungo e 200 metri, con una prova davvero monstro. Allora, pausa.